Davvero a tutti, mille generi e preparazioni non iscritti, io sono Alessio, PCM e vi do il ben su CK3 con i del di Benevento e, nello specifico, con il principe Aio, il principe più addolorato della penisola italiana. Pessima battuta, scusate, ma non ho saputo resistere. Come al solito, invito i non iscritti a iscriversi e tutti voi a lasciare qua sotto un bel mi piace prima di continuare. Vi ricordo inoltre di controllare la schermata della community per partecipare ai sondaggi e vedere le news del canale e di attivare la campanella qua sotto. Ultima cosa, ho pubblicato due racconti che troverà, trovate gratis a Sucobo. Link qua sotto in descrizione e scontate sugli altri due siti. Se li leggeste e le recensiste sarebbe meraviglioso. Ok, ci ho detto cosa stiamo facendo? Stiamo tentando di assassinare il conte Demetrius, ok? E facendo sway con Aldilock. Vorrei tanto poter dichiarare una guerra santa contro Gallura, dove il sovrano è musulmano. Ma non posso farlo per il fatto che sono un peccatore. Penso che non risaliremo a breve. Quindi, hey. Poi, giustamente, qua mi dice: Potresti dichiarare guerra al re di Francia? Mi sembra un'ottima idea, geniale direi. Oppure delle guerre sante contro gente davvero grossissima. Ok, non abbiamo scoperto segreti alla corte di, di Demetrio. Io ti direi continua, riprovaci un'altra volta. Perché mi sembra di ricordare che ci serviva aiuto. Anche perché tutti quelli che possiamo invitare nel gomblotto sono, sono delle bestie. Cioè, nel senso, gli dovrei dare davvero una barcata di soldi e in questo momento preferirei anche no, piuttosto mi ci farei volentieri una, cl una claim in quella zona. Tra l'altro, cosa molto ridicola: i carolingi della West Francia sono promessi diciamo a due membri della nostra dinastia il re stesso e il suo secondo genito ma essendo in vita penso la, la baronessa stefani le alleanze verranno, verranno fatte con lei questa cosa la trovo la trovo abbastanza ridicola cioè perché sono andati andate alla, alla sua corte boh eh, mi sembra davvero molto strano però ok 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 ci ho detto, abbiamo 90 d'oro. Secondo me potremmo anche cominciare a fare una claim. Merda. No, 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 no. no, Hanno, hanno scoperto il nostro complotto. Dannazione. Ok, Demetrio mi sa che qua non lo facciamo fuori. Ok. Sono stato un buon vassallo. Uh, voglio avere dei subject uh, propri. Il mio contratto corrente è molto restrittivo. Certamente avrete uh, la saggezza di farlo più, più leggero. E per di più me lo dovete. Ok. Wow. Low taxes. Furbacchione. Furbacchione. E niente, ci prendiamo, ci prendiamo meno soldi. Bella fregatura. A Freeman's Fortune. Rodwald, un uh, libero contadino che affetta, affitta un po' della mia terra a Benevento ha ottenuto un eccezionale raccolto grazie alla sua pianificazione meticolosa. Desidera usare un po' di quei profitti per comprare un pezzo delle, dei nostri domini in modo che possa uh, coltivare più terreni il prossimo anno. Allora gli posso dire dimenticati le coltivazioni, un uomo come te dovrebbe essere alla mia corte. Potrei dire se puoi pagare con denaro contante, why not? Però perdo 20 di controllo e ottengo... Independent Farmlands che mi diminisce la crescita del controllo ma aumenta lo sviluppo Oppure posso dirgli La terra di Benevento è mia È mia soltanto eh, ho, ho citato qualcosa di famoso Ah sì Il regno Il regno di Gondor è mio E di nessun altro <ride> Sì giusto giusto Me ne stavo quasi dimenticando Allora direi Ho bisogno di soldi Quindi facciamo Agusi Perfetto Tra l'altro io direi che questo qua lo stoppiamo Cioè oddio È anche vero che Potremmo magari. Uh, potremmo convincere lei. Quanto ci costa corrompere lei? Però ci costa troppo, ragazzi. Io non è che posso ammazzare uno per, per 125. Ci metto letteralmente. 50 mesi a, a ottenere tutti questi soldi. Però è anche vero che potremmo guadagnarci davvero tanto. Quindi. Che malus abbiamo? Lo schema è esposto, no? Abbiamo 75% di malus, non ci conviene. Ok, fratelli nigeri. Chi altro c'è? Abbiamo il conte Salvador di Foggia, che ci vede a sua volta male, e direi che cerchiamo di far fuori il ragazzo. Ok, no, scusate, lo stavo per imprigionare. Per qualche motivo continuo a fare quello. Allora, 14% ci può stare. Qualcuno che posso invitare? Potrei convincere Adelchisa e il... Vescovo Penno, Vescovo Penno 105. Vabbè, ma ragazzi, cioè, abbiate un po' di criterio: 65. Anche tu, ma chi sei? Cioè... <ride> Mamma mia. I soldi sono davvero importanti in questa nuova versione del gioco. Ok, una cosa. Allora, che potremmo fare? Oltre che far andare il tempo, che mi sembra decisamente opportuno. Ah, tu stavi già facendo la claim, ottimo, eh, ti metto. Ma no, finisci di cercare i segreti qua, poi ti mando a Foggia. Allora, possiamo fare dei complimenti naturalmente al, al bishop. Se li facciamo razionali potremmo guadagnare 10 opinioni, che non sarebbe per niente male. E yes! Perfetto, adesso ci dovrebbero arrivare in teoria perlomeno un po' di soldi della, della chiesa, che non è male. Ah, che bello, tra l'altro hanno creato una fazione contro di noi, bestiolina che non sei altro. Cos'è che vuoi esattamente? Vuoi il principato? Io naturalmente non ti posso arrestare, se no sarei un tiranno, giusto? Eh, sì, tra l'altro in realtà non ci riesco e faccio partire una guerra civile che vincerei, ma ci distruggerebbe. Quindi al momento preferirei anche no. Bello, eh, mio, mio fratello, il mio rivale: eh, come si chiama il ragazzo? Giusto, Salvador. Naturalmente lo, lo supporta. Ok, tra l'altro saluti. Ok, non ha scoperto niente, va bene, allora ti mando alla corte dell'altro fratello. A Foggia. Bene, ragazzi, posso prendere un perk dello stile di vita. Allora, posso chiedere pagamenti per gli Ux. Questo non è male. Aumento l'efficacia del prendere tasse. Posso usare Claim Throne contro il mio liege. Questo è molto buono. Chiedere pagamenti per Ux. Fatemi vedere un attimo, più che altro se ne ho. Eh no, purtroppo non so niente. Anzi, c'è solo un mio, un mio segreto, quindi facciamo che per il momento faccio Taxman, che mi permette di prendere più soldi. Uh, tra l'altro, secondo me vale anche la pena smettere di fare, di fare Sway contro, perlomeno per lui, non, non mi serve a nulla. E l'alleanza con il Re d'Italia... Allora, qua non c'è ancora stato il matrimonio, qua non c'è ancora stato... Saranno tutti e due abbastanza brevi, soprattutto questo sarà fra due anni. Uh, facciamo che cerco di migliorare l'opinione che lui ha di me Ma sei il migliore, ragazzo uh, Il nostro figlio, il conte Ursus, si è sposato una della dinastia di Jun Che sono i sovrani dell'Isfrancia Eh già, quindi riesco a fare un'alleanza con te? Naturalmente no Molto bene, molto bene. E con Papino neanche. Giusto? Perché l'alleanza si crea tra loro. Vabbè. Ok, funzionano in modo un po' diverso. Uh, ho scoperto un segreto. Bloodwen Charles Heritage Secret. Uno di questi figli, cos'è che ha? Ah, ok. Eh, semplicemente questo qua è, è un bastardo. O meglio, c'è un figlio bastardo, non capisco bene di chi. Però, ok. Ah, ok, lei. È figlia di Bloodwen e di Lord Owen. Peccato che chi ricatto, che Lord Owen è morto e lei non ha un soldo, non, non me ne faccio davvero niente. Anche se eh, è a quella corte, quindi eh, vediamo un attimo se la posso invitare. Lei com'è che si chiamava? Blowen, sì, ok. La ricattiamo. Mm -mm. Ah, peccato che però lo devo fare per forza qui. E eh, c'è troppa roba, eh? C'è troppa roba, vabbè. Ok, accetta il rechiatto, cioè accetta, cede al rechiatto e la invitiamo nello schema, naturalmente. Voilà. Ok, ragazzi, semplicemente stiamo scoprendo una alla volta che tutti questi figli sono nati da quel rapporto là. Prendere un altro hook su di lei non mi sembra avere molto senso, quindi facciamo che stavolta balza. Uh, tra l'altro non sono riuscito a fare sway nei confronti del, di Conte Luigi II, che tra l'altro noto che è personalmente intimorito da noi, dalla nostra reputazione minacciosa. E cosa avevo fatto di così <ride> reputazione minacciosa, thread o zero? Ok, uh, si vede che ne abbiamo un po', un po' naturale? No, neanche. Allora si vede che lui non ne ha. Probabilmente è lui che è in negativo? E niente, ragazzi. <ride> non si sa. Allora, ragazzi, cosa un po' ridicola: ovvero Bloodwen ha condannato il conte Salvador per le sue offese contro Dio. Voglio dire, in realtà è zelante, però è sadico e arrogante, e mm, ha addirittura invocato il Signore per colpire, per abbattere Salvador e, e punirlo. Allora, possiamo pensare che sia un po' ottimista, e c'è una sfida di diplomazia, immagino, tra, tra loro due. Che però potrebbe vincere e potrebbe reclutare qualche, qualche cattolico nello, ste, nello schema Se la viene esposta come agente Altrimenti non succede niente, no dai provaci Wow, ce l'ha fatta ragazzi, colpo di scena Ok, sono agenti che non si vedono, quindi tra virgolette non principali Ah, tra l'altro cosa interessante, Yuk a quanto pare spariscono Però voglio dire, lei sta già partecipando al complotto, poi la potrei ricattare un'altra volta Perfetto, possiamo avere la nostra claim su Cetinia. E controlliamo che faccia ancora parte di quel regno debole, perché se no rischiamo di prendere davvero schiaffi. Ok, è della duchessa Marta di Dalmazia. Fammi la claim. E, cara duchessa, stiamo arrivando. Per le mie claim. Ah ah ah, ha un alleato: il conte Ursus di Apulia. <ride> no, ma dai, davvero. Ma sei stupido? Cioè, mi stai dicendo che tu entri con un nemico nel tuo signore? Questa cosa che i nostri nobili si possono alleare con altri mi sembra, mi sembra un po' assurda. Cosa fa? Si ribella? Tra l'altro, l'ultima possibilità, ok, lei ha deciso di, di andarsene a claim su Capua e sul ducato di Capua. E amica mia, ciao. Qu questa cosa della Dalmazia devo dire che un po' mi, mi sconvolge. Vabbè, eh, posso aspettare un attimo di. Vedere se facciamo fuori Ursus. Però, caspita. No, aspettate, ma Ursus è nostro figlio? Figliolo, ma come ti è venuto in mente? Ma come ti è venuto in mente? Volete sapere la cosa divertente? Il mio stesso figlio non accetterebbe un'alleanza con me. La cosa, però, che entrerebbe addirittura con un mio nemico mi fa, mi fa uscire di testa. Boh, potrei provare a combatterli entrambi. Ma rischierei assolutamente di prendere botte. Quindi facciamo una cosa. Facciamo che ampli i nostri, i nostri manet arms. E magari vado a prendermi un. po' di fanteria leggera. Più che altro perché. Di meglio non mi sembra. Non mi sembra il caso. Gli onagri potreb potrebbero servire, ma non adesso. Più che altro non vorrei finire tutti i soldi. Ma sì, dai, facciamoli. Tanto non dichiaro subito guerra. Allora, ragazzi, viene portata innanzi a noi. Gemma Cleffing. I contadini la accusano di, di stregoneria e ci portano delle, delle prove come chi, piume di corvo, uh, un panno sporco di sangue e delle lozioni, delle pozioncine con un odore strano, come, come prova o anche creme, immagino che siano. Forse sono, come si chiamano, quelle che si spalmano, adesso mi sfugge il termine esatto. I contadini dicono che il suo male deve essere la causa degli animali ammalati e... Il, vogliono che venga giustiziata io posso dire eh, questa prova è, cir è circostanziale rilasciatela e guadagno 300 di stewardship lifestyle che non è male avere tutti quei punti così ne potremmo prendere un altro oppure e Napoli guadagna anche upset peasant quindi perdo opinione la brucio se no guadagno 100 di pietà 35 di stress perché sono giusto e i contadini sono soddisfatti Oppure dite, eh, facciamo che la prendo come, come nuovo consigliere. Ok, questo non mi sembra il caso. In realtà è molto buona, sarebbe davvero un ottimo medico lei. Io non mi ricordo sinceramente al momento se ce l'ho un medico, perché se non ce l'ho... Sì, ce l'ho, ma mi odia tantissimo. Ok, colpo di scena ragazzi, diventa il nostro nuovo medico. No, mi mancano due, davvero. <ride> ma che tristezza. Ah, ragazzi, finalmente ho capito qual era la, la connessione. Gli Unruokinger controllano la Dalmazia. O meglio, non la controllano, la controllano i Radenos perché c'è la Duchessa Marta. Ma suo marito è un Unruokinger. Ma tu dimmi. Questo mi fa davvero uscire di testa. Vabbè, eh, al limite cerchiamo di far finire questo, questo matrimonio. E no, non imprigionarla perché... Oh, lo, lo continuo a fare. Non, non riesco a fare altrimenti. A limi, al limite, dicevo, la facciamo fuori una volta che ci siamo liberati del, del Conte Salvador. Più che altro perché questa alleanza è davvero. cioè. Ci, ci distrugge. Naturalmente, riuscirei a sconfiggerli singolarmente, ma se i loro eserciti si riuscissero per caso a incontrare, ce l'avremmo un po' nel sedere. Diciamo. È morto il nostro maresciallo. E wow, che bello, potrei mettere il conte Salvador di Foggia, il conte Demetrius o il conte Ursus. Metto il conte Ursus, anche se questo non penso che mi possa in qualche modo aiutare. Fatemi vedere un attimo. Se io vado qua, faccio così... No, l'alleato entrerebbe sempre. Mm. Un vero peccato. Ok, cosa succede? Uh, un conte da spaventare, un mistico lo locale con una morale dubbia e un... Um... Una previsione, una, un oracolo diciamo falsificato. Perfetto. Prima che il mio mistico se ne vada dalla corte del Conte Salvador, c'è solo una domanda: sarà il mio falso oracolo uno di fortuna o uno d'oscurità? Eh, naturalmente d'oscurità. Se guadagna Bed Omen, cosa succede? Eh, moderata penalità alla, alla salute. Ok, e guadagniamo un po' di progresso, non so se può, come dire. In ogni caso, come dire, potremmo guadagnare progresso o meno. Però in questo caso gli pompiamo la salute. Quindi, vabbè, facciamo questo naturalmente. E naturalmente, no, è diventato più, più vigilante. Però non mi dava nessuna percentuale. Quindi io ho detto ci provo e vediamo cosa succede. Perfetto, siamo ricolpiti dalla crisi di nervi e cosa possiamo fare? Andare al bordello per perdere un po' di stress. Possiamo recluderci come al solito. O rimanere concentrati. Io opto per questo. <ride> Uh, ragazzi piuttosto ci muore, ci muore di stress Arriva a 100 e eredita il figlio Che per certi versi mi semplificherebbe quasi la cosa Cioè l'unica cosa per cui non me la semplifica è che lui erediterebbe la contea di Napoli uh, Allora Potrei diventare reclusivo sempre Ok oppure comfort eater Potrei cominciare a mangiare Wow Peccato che potrebbero farmi, darmi un soprannome bruttino No No, 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 regge, aio è forte, più forte. Ok, il nostro Spymaster adesso sta supportando il complotto. E noi possiamo prendere un altro perk: Golden Obligation. No, questo diminuisce i costi di costruzione. Questo aumenta la Garrison Size. Il Flame throne non ci serve proprio a niente. Ma in realtà facciamo. Facciamo questo, che magari costruirò qualcosa se riesco a mettere da parte un po' di soldi. Anche se sembra una missione impossibile ora, come ora. Ok, perfetto, l'evento che possiamo disegnare una mappa per, per la via di fuga uh, Paghiamo 15 oppure lo facciamo noi stessi mm, No, non posso permettermi di ottenere altro stress Paghiamo il, il cacciatore E niente, e niente Naturalmente ha spifferato tutto in giro come un infame Però siamo al 44% grazie, grazie al supporto dello Spymaster In questo video <ride> non ce la faccio, figa, mi sto continuando a inchiaratare i miei agenti hanno preparato le cose per settimane. Il cuoco è stato corrotto in modo da guardare dall'altra parte. Il veleno è stato acquistato e l'altra è stata regalata al Conte Salvador. Solo. Uh, naturalmente verrà strofinata con, con il veleno. E il letto d'erbe maschererà l'odore mentre verrà servita. L'acidità mortale sarà l'ultima cosa che il mio bersaglio pro proverà mai. Buon appetito 44% ucciso. Oppure 51% scoperto. Eh, ci vuole davvero troppo tempo. Tu non ti sei ancora sposato, vero? No. Vi eh, faccio perdere un po' di progressi, ma continuiamo a prepararci. Era davvero bassa. Ah, tra l'altro, potremmo stampare cioè, no, non stampiamo, naturalmente. Cognare nuove monete. E la scelta, naturalmente, determinerà come il nostro conio, per estensione, il nostro reame sarà visto nel mondo. Allora, Main Silver Coins to facilitate trade. Possiamo farli d'argento per facilitare i commerci, aumentano il development. Oppure d'oro eh, con la nostra effigie. <ride> oppure li possiamo svalutare con, eh, il con del nickel, poco costoso. Guardiamo centro di stewardship: 50% e guadagniamo 50 d'oro. Ok. E otteniamo comunque questo bonus qua. Io, io ci provo, ma anche, anche se sono quasi sicuro che perdiamo prestigio. No, è andata bene, fortunatamente è andata bene. E niente ragazzi, il complotto però non, non va bene con Conaio, che sta diventando sempre più stressato, io non lo posso fermare. Però ci sta, nel senso che te la devi giocare molto di ruolo, però sto cercando di, <ride> di aggirarlo un po' questa cosa, perlomeno Conaio, e, e si vede che lui fra poco scoppierà. Papa Innocenzo è al centro di vari scandali. Ok, potrei condannarlo per la trasgressione, guadagnerei 100 di pietà. Naturalmente perde 30 d'opinione, così mi faccio nemico anche il Papa con i suoi 2000 uomini. Posso difenderlo in pubblico? Wow, spendo pietà e, e prestigio e guadagno opinione di lui. Va bene. Oppure facciamo che me ne sto zitto e altro stress. Boom, livello 3. Non posso farlo, non posso farlo, non posso essere principe un momento di più. Come può uno gestire tutta questa enorme quantità di stress non importa quanto io sia giusto non importa quanto fer ferventemente io perseguo il ruolo della legge il crimine continuerà a infestare ogni angolo del mio dominio è chiaro che non sarò mai abbastanza bravo uh, da governare qualcosa deve, deve essere fatto allora, eh, guadagno il tratto reclusivo e scufobico per, per 20 anni wow dietto da tutti spendo prestigio Wow dona i 200 d'oro a, a tutti incredibile pure abdica questo è interessante ok sono ho abdicato ragazzi e adesso siamo con, con il principe Ursus di Benevento intrigante Naturalmente la, la clay è andata buttata, però abbiamo un po' di soldi quindi potremmo reagire. Eh, interessante come cosa. Nostro padre, mi chiedo cosa, cosa ha deciso di fare. È sempre a Benevento, direi che è entrato in convento che fa anche rima. No, 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 semplicemente è, è qua in giro ma non governa più. Ci sta, mi piace come, come svolta degli eventi. Allora, lui, come lifestyle, cosa gli facciamo fare? Uf. Mamma mia, eh, devo dire che non è particolarmente dotato il ragazzo. Mm. Potrei fargli fare la diplomazia. Però sta già facendo il militare, quindi ok, continua con il militare. E andiamo per di qua. Perfetto. Poi abbiamo una, una posizione del concilio vuota. Darla a Salvador o Demetrio, non, non mi sembra il caso che ci odiano come odiavano prima il nostro padre, ok? Facciamo una cosa di questo tipo. Tra l'altro c'è il nostro fratello adesso anche che ha ereditato la contea di Napoli. Perfetto. E il ragazzo farlo fuori è abbastanza facile o anche no? Anche no. Perfetto. Perfetto, perfetto. Issues. Posso chiedere soldi al Papa? Papa, ti prego. Dammi un po' di denaro. E direi che a questo punto continuerò a, ad andare in Sardegna. Mi, mi farò un'altra claim e, e si vola. Ah, tra l'altro il ragazzo è un... Peccatore, nonostante abbia 600 di, di pietà. Che tratti ha, scusate? È gregario. Ok, parla molto bene. Compassionevole. E onesto. Ah, però è un fornicatore. L'hanno beccato ad avere un amante che è. sui. Ah, è vero, l'avevo beccato io con. Forse Neanche con Aio, l'avevo beccato con. Con Adelkis. Hm. Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, direi che ci facciamo una bella claim. E la facciamo su Arborea o su Tortoli. Arborea, assolutamente. Boom. Via. Perfetto. E direi che riproviamo a far fuori uno dei nostri cugini, non fratelli, ovvero Demetrio. Riproviamoci. 11%, mamma mia, certo che sono ben difficili questi schemi. Ok. Ah, tra l'altro è giusto... Perché anche noi siamo stati sopraffatti dallo stress? Boh, eh, non l'ho visto, magari c'era scritto qualcosa e sono andato troppo veloce. Ah, perché sono compassionevole e onesto. Fighe, ragazzi. La, la sto facendo davvero grossa. Potrei diventare un ubriacone o improvvidente? Cos'è improvvidente? Mm, si, aspetto magari. Ok, dona soldi in giro per, per carità. Uh, no, resisti, ragazzo. Resisti e ti faccio, ti faccio andare assolutamente a caccia o tenere una festa. Ok, perfetto. Okay. Prendiamo un insetto per ammazzare Demetrio. Va bene. E direi che per questo video ci fermiamo qua. Scusate, ragazzi, ero un po' rincoglionito in, in questo episodio. Non ho brillato particolarmente, ma abbiamo scoperto tante cose interessanti, secondo me. Ovvero uno la possibilità che il sovrano abdichi. Ed è già un grande cambiamento rispetto a CK2, non, non c'era mai stato. Abbiamo visto quanto è importante il, il gioco di ruolo, perché se ne esci, sei rovinato. E abbiamo visto che le alleanze matrimoniali funzionano in modo simile, ma forse in senso. Me sono meno estese. Puoi far valere meno i vincoli di parentela. Perlomeno a me ha dato questa sensazione. Fatemi sapere cosa ne pensate, naturalmente, nei commenti. Ora ci fermiamo e non registro neanche più dopo questo video perché sono troppo fuso, ragazzi. Me ne andrò a dormire come una persona normale. vabbè tutti i legionari e a presto.